molto obiettiva, perché oggi per esempio un'azione penale è eccessiva per certi aspetti e il tempo necessario per avere poi, nel caso in cui essa fosse non fondata, per avere poi una soluzione, per avere poi un'archiviazione, è eccessivo rispetto al tempo in cui nasce l'azione medesima. E ti puoi trovare che dopo 10 anni, dopo 15 anni, vinci un processo, ma sei sul piano generale anche nella impossibilità di chiedere, questo è il dato più complesso ma nel contempo anche più deficitario, sei impossibilitato a chiedere un risarcimento del danno alla persona del magistrato, perché il magistrato può anche sbagliare e se sbaglia non paga personalmente ma in sua vece paga lo Stato. E questo significa che se un imputato tale è per 15 anni, per 20 anni, e che poi viene messo alla pubblica gogna, su giornali, quindi viene distrutta la sua carriera politica, la sua carriera personale, si ritrova dopo 15 anni assolto e se volesse chiedere il risarcimento del danno è liquidato in una misura evidentemente irrisoria, perché non paga personalmente il magistrato, ma lo Stato nella qualità di Ministero della Giustizia. Penso che sia così. Mi permetto di dire che è giusto che sia così. Per certo. Un magistrato altrimenti non condannerebbe mai. Si potrebbe trovare una soluzione mediana ed è stato oggetto della bicamerale di ed è stata una soluzione anche fatta in un certo modo. Vale a dire, il magistrato non può sbagliare senza dolce. Il magistrato non può essere messo nelle condizioni di non decidere, perché evidentemente qualora si abbia la spada in ambre che pone la condizione del giudicante di dire se io sbaglio devo risarcire il danno. Nel viaggio, scusami, parte le campagne, no? Quando parla tennis sono le campagne. Siccome già ci sono prenotazioni di altre domande, no, sì, però la sintesi, ti prego. Lo so che il mio compito è in grado, però ti dice una cosa, stanno toccando purtroppo delle problematiche che hanno. Facciamo andare a pranzo del re oggi, chiudiamo qui. Hanno toccato delle problematiche, certo. Volevo rispondere al signore. Effettivamente è così, il magistrato non sarebbe posto nelle condizioni di decidere con tranquillità e con libertà, qualora vi sia la sua risposta. Però come avviene in altri ordinamenti, è giusto che vi sia almeno una legge, quello che in Italia non c'è, perché è una legge capestro, che metta nelle condizioni il magistrato di essere più equilibrato. Questo manca in Italia e la bicamerale di D'Alema aveva tentato almeno di dire che nei casi di colpa grave, nei casi di un dolo, cosa che per esempio oggi non è molto chiaro nella stessa legge di responsabilità del magistrato, il magistrato è responsabile. Perché se i magistrati, lo posso dire con certezza, non leggono le carte e tu ti ritrovi in una carta buia, è molto grave. Quindi sarebbe giusto che in questi casi, per esempio di colpa grave, leggi le carte, che in questo caso l'azione penale è infondata, il magistrato non si può. Bene, c'è un'altra domanda? Prego. Fammi sentire. Diciamo che sono un po' critico sulla visione della Costituzione, perché sono di parte. Innamorato sia dei principi della cultura giuridica e filosofica del Partito d'Azione. Complimenti. Che sappiamo un po' all'interno dell'Assemblea Costituente come agiva. L'abbiamo detto. Solo quando si vede il capolavoro con gli atti sull'articolo 7, diciamo, i temi sono un po' rizzati, perché sappiamo che l'articolo 7 e 8 all'interno della Costituzione sono stati imposti quasi come visione dal Vaticano, per cui non è storicamente. Coloro che facciamo parte del Partito Popolare sappiamo riunioni quasi ogni sera con i delegati del Vaticano. Il problema dell'articolo 7 e 8 è stato avversato tantissimo dal Partito d'Azione. Mi ricordo Croce e Calamandrei cosa dissero della presenza dei partiti tra Renzi all'interno della Costituzione. Quindi avere una visione così elegiaca della Costituzione con un momento di sintesi, io la vedo più come un compromesso politico. Che spesso è stato visto come un compromesso quasi a ribasso politico in realtà, perché vi è stato uno scambio vero e proprio, ad esempio, tra articolo 1, la Repubblica Italiana con la tua lavoro, e articolo 7 e articolo 8. Che ad esempio ricordiamo che inizialmente l'articolo 8 diceva che le confessioni sono uguali davanti alla legge.
E il Vaticano disse: no, le confessioni non sono uguali, le confessioni devono essere egualmente libere, perché ovviamente quella cattolica è più uguale delle altre. Quindi dare una visione così positiva del momento dell'assemblea costituente, che per carità c'erano persone degnissime rispetto a quelle che abbiamo adesso dal punto di vista giuridico, filosofico, politico, Calamandrei che era un luminare, Croce, la pira, però c'erano anche certe persone che prendevano e dicevano ciò che il Vaticano voleva fosse letto all'interno dell'assemblea costituente. Erano eterodirette. Però possiamo anche dire un'altra cosa. Ed è giusto questa notazione, che il compromesso fra la cultura cattolica e la cultura socialista, anche in questo caso quella voce esigua ma di grandissimo valore giuridico che era rappresentata dal Partito d'Azione, è stato mitigato nel corso del tempo. Lei faceva riferimento alle confessioni. Io le posso dire, per esempio, rispetto al riconoscimento della famiglia di fatto. La Corte Costituzionale è intervenuta e ha, per così dire, fatto in modo che lo sbilanciamento che nel seno della Carta Costituzionale vi era tra il riconoscimento della famiglia basata sul matrimonio e la famiglia cosiddetta di fatto, oggi per esempio fa in modo tale che i due consorzi siano quasi paritetici per gli stessi riconoscimenti. Ed è stato questo colpo durissimo che ha subito il Vaticano, un colpo durissimo che ha subito l'impostazione che primigenia della Costituzione come vicina al riferimento cattolico. Ma il ragionamento del capolavoro di Togliatti non era un ragionamento di natura costituzionale, vorrei chiarire, era un ragionamento di natura storica. Cioè Togliatti aveva capito che in quel dato momento non poteva fare a meno, altrimenti la Costituzione non si sarebbe avuta, fare a meno di quello che era un'influenza di un popolo che la gran parte era un popolo di matrice religiosa cattolica. Certo, e 9 partecipanti su 556 del Partito d'Azione hanno fatto una parte importante della storia, questo ci fa ben sperare. La cosa più bella che hanno fatto i costituenti, che erano quelli che rappresentavano il Partito d'Azione, lo si vede nella stessa organizzazione, come dire, tecnico-giuridica. Infatti possiamo dire che il capolavoro del Partito d'Azione nasce rispetto al principio di riserva di legge, e vorrei essere, purtroppo devo essere un poco tecnico, ma è necessario che lo sia, molto velocemente. Io non posso determinati diritti fondamentali poterli scrivere attraverso un regolamento. Il regolamento è un atto di natura amministrativa che rende il potere esecutivo. Io non posso, per esempio, manifestare la organizzazione del diritto alla riservatezza e del diritto alla manifestazione del libero pensiero attraverso un regolamento. Lo devo fare necessariamente attraverso una legge. Facciamo un esempio pratico: intercettazioni telefoniche. Se noi disciplinassimo le intercettazioni telefoniche attraverso il potere regolamentare, dovrebbe in questo caso essere tranquillamente una potestà dell'esecutivo. Immaginate Silvio Berlusconi con le intercettazioni telefoniche, se avesse avuto il potere regolamentare di disciplinare, avrebbe evidentemente tolte dal mondo giuridico, dal mondo pratico, la possibilità di poter intercettare telefonicamente un regolo. Questa è la grandezza del Partito d'Azione. Disciplinare attraverso la legge. La legge significa che tu non puoi con il potere esecutivo venire a dover rendere possibile la intercettazione telefonica, ma devi farlo con lo strumento della legge, quindi con un organo particolare, che non è il governo, bensì il Parlamento. Ok, non so se sono stato chiaro. Penso che sia stato chiarissimo. Io nel mio brutto ruolo vado avanti e tocchiamo, dopo queste premesse, devo dire abbastanza interessanti, che sono la base sempre del nostro ragionamento, parlare del valore referendario. Qui ci vuole, insomma, e qui ci vuole introdotto, e vorrei che ci dessi un'indicazione di questo valore referendario in modo sempre che è un classico esempio, o
meglio metodo di democrazia diretta, che tuttavia nella nostra carta costituzionale ha un valore meramente abrogativo e non ha un valore propositivo. Il che sta a significare che attraverso questo strumento viene compulsato il popolo, previa raccolta di firme, viene compulsato il popolo affinché dia una sua partecipazione ad una determinata tematica che sia stata oggetto precedentemente di una legge. Cioè non c'è la possibilità che con il referendum propositivo il Parlamento prenda in considerazione una proposta di legge che viene delineata dal corpo elettorale, ma vi deve essere una legge del Parlamento che poi successivamente viene sottoposta previa raccolta di firme ad un referendum che viene in questo caso delineato e propugnato da chi abbia ottenuto questa possibilità di raccogliere almeno 500.000 firme. È uno strumento molto bello di cui però se ne è fatto un abuso, tant'è vero che è oggetto della bicamerale anche la possibilità di renderlo propositivo oltre che di renderlo abrogativo. Ma tuttavia non tutte le materie possono essere oggetto di referendum. Per esempio non può essere oggetto di referendum le materie che attengono ai tributi, non può essere oggetto di referendum le materie che attengono alle questioni di natura giuridica, per esempio le leggi penali, non può essere oggetto di referendum le materie che attengono ai trattati internazionali. Il referendum ha trovato una sua chiara esplicitazione per esempio con la legge sul divorzio. Come mentre invece non ha avuto altre possibilità di conseguire gli effetti sperati, perché pur avendo ottenuto la raccolta delle firme, quindi pur avendo reso possibile la celebrazione del referendum, non si è raggiunto il quorum necessario. Per questo motivo qualcuno ha ritenuto che il referendum come democrazia diretta dovrebbe essere rivisto nel seno dell'organizzazione statuale. Farò completare il ragionamento a seguito di un intervento che adesso farà Domenico La Palombara, però volevo farti una considerazione. Il referendum è sicuramente uno strumento di valutazione di quello che è, tra virgolette, il termometro, no? Del popolo, no? Quello che pensa, sostanzialmente democrazia diretta pura. Democrazia diretta pura. Io adesso do la parola a Domenico La Palombara, che fa parte adesso del gruppo di promotore del referendum, quindi se gli prestate un attimo attenzione poi magari gli dai una mano anche rispondendo a quello che ha detto. Non abbiamo avuto neanche modo di presentarci, quindi le farò questa sorpresa per quanto riguarda una proposta che il Movimento 5 Stelle insieme alla lista civica Porta Nuova si è fatto promotore. Per una situazione spinosa all'interno dell'area industriale di Vasto, in cui ci sono tanti progetti di insediamento di aree di industrie insalubri, che abbiamo visto come comitato cittadino che si era spontaneamente creato, era diventato molto difficile, ancora tuttora, rincorrere e impugnare varie autorizzazioni attraverso gli iter amministrativi e quant'altro, autorizzativi. Allora, tramite l'idea di questa lista civica nostra del movimento, abbiamo in settimana si aprirà l'adesione a questo comitato referendario che sarà, vogliamo, più aperto possibile per una materia proprio di competenza di una delibera comunale, quando il referendum deve essere del comunale, deve essere di competenza del comune comunale. La cosa interessante è che lo statuto del comune di Vasto prevede tre tipi di referendum: quello abrogativo, quello consultivo e quello propositivo. Però stiamo facendo riferimento ad un'autorità comunale, non ad un'autorità centrale, che sono due cose davvero diverse. Però la cosa ancora più interessante è che nelle comunità locali sono mosca bianca, mentre negli altri paesi sono una cosa, proprio lo spirito della democrazia. E quindi in settimana sarà chiesta l'adesione a tutte le forze politiche rappresentanti e passo su questo quesito qui, per impugnare appunto l'area di trattazione della riserva, l'installazione di impianti salari in prima classe o rischio di incidente rilevante, e chiediamo che sia vietata la presenza uniforme di ampliamento degli stessi colori esistenti.
il comune, se il referendario sarà positivo, avrà 60 giorni di tempo per adottare. Adesso chiedo.